Ogni anno, nelle vie del centro storico di Penne, per la Settimana Santa, rivivono antiche tradizioni che da anni ormai fanno ritornare misteriosamente il passato, creando momenti di profonda commozione. Antiche tradizioni che testimoniano la fede e il culto di tanti uomini in tanti secoli, che tuttora sono vissute fortemente. Questa settimana che precede la Pasqua è la più intensa per la città di Penne, dove ogni anno sembra rinnovarsi un rituale salto in altri tempi, facendo rivivere la passione e la morte di Gesù, come accadeva tanti anni fa. Il Venerdì Santo segna il culmine delle celebrazioni della Settimana Santa. La mattina ha luogo la processione della Madonna Addolorata che dalla cattedrale raggiunge, scortata dalle autorità e dai fedeli, la chiesa della Santissima Annunziata. Al tramonto ha inizio la solenne processione del Cristo morto che dalla chiesa della Santissima Annunziata si snoda attraverso tutto il centro storico da Colle Sacro a Colle Castello. Il simulacro del Cristo morto viene trasportato in forma processionale per le vie principali della città con la partecipazione delle autorità religiose, civili e militari, della banda musicale e del coro cittadino che intona il Miserere. Fedeli che partecipano ogni anno al solenne rito. Dopo ore di intensa e commossa processione in piazza Luca da Penne, l'abate mitrato della città tiene l'omelia. La processione del Venerdì Santo di Penne, chiamata Funerale del Signore, fu istituita ufficialmente nel 1570 dal frate cappuccino Girolamo da Montefiore. La processione e tutto il rito della Settimana Santa trae origini dal teatro sacro medievale. Da un manoscritto del XVII secolo si legge che il rito del Venerdì Santo pennese, denominato Funerale del Signore, consisteva in una processione dei misteri della Passione, portati a spalla da penitenti. Sin dal Medioevo, drammi liturgici e sacre rappresentazioni, come la Passione di Cristo, si recitavano nelle chiese ed erano interpretati da chierici affiancati da statue semoventi. La presenza di un simulacro snodato del Cristo dimostra che anche nella Chiesa dell'Annunziata era in uso recitare il dramma della Passione, che, terminando con la coreografica deposizione dalla croce, diede origine al Venerdì Santo pennese. Nella sua centenaria storia hanno svolto un ruolo importante le confraternite. Ad officiare la processione, quindi tutto il discorso relativo alla Settimana Santa, fu chiamata la Confraternita del Monte della Pietà, un sodalizio laico che svolgeva i suoi uffici religiosi e di misericordia proprio all'interno della Chiesa della Santissima Annunziata. Oltre alla Confraternita del
del Monte della Pietà, che svolgeva i suoi uffici nella chiesa della Santissima Annunziata, nella città di Penne c'erano tante altre confraternite, almeno una in ogni chiesa. Questi pii sodalizi laici, che derivavano dalla tradizione ebraica, e svolgevano appunto opere religiose e di misericordia, come ad esempio dare degna sepoltura alle persone indigenti, assistere i condannati a morte, come appunto il compito specifico della confraternita del Monte della Pietà, e portare il Santissimo Sacramento agli infermi e così via. Confraternite importanti qui a Penne erano appunto, oltre al Monte della Pietà, quella del Santissimo Rosario, quella del Santissimo Corpo di Gesù Cristo, dei Cinturati, di San Massimo, legata direttamente al culto del Santo Patrono, e così via. Queste confraternite gestivano anche degli ospedali cittadini, quindi più o meno ogni confraternita aveva un ospedale. E questi ospedali furono riuniti nel 1577 dal Vescovo De Benedictis in un unico grande ospedale denominato della Santissima Trinità. A svolgere opere di assistenza ai malati furono chiamati poi in seguito anche i Fatebene Fratelli, monaci che erano esperti nella pratica del salasso. Nel XVII secolo la processione era organizzata ed officiata dal Sacro Monte dei Morti. Durava circa 3 ore, percorreva tutte le strade più importanti della città e un gran numero di fedeli accorreva anche dai paesi limitrofi. Le posizioni occupate nella processione definivano l'importanza dei ruoli di chi vi partecipava e generavano spesso controversie tra il Sacro Monte dei Morti e i canonici. A questi ultimi spettava il posto più prestigioso. Nel Venerdì Santo del 1761 la situazione degenerò, a tal punto che un vecchio canonico fu spinto da un nobile confratello sulla gradinata dell'Annunziata e un altro canonico fu invece spinto e fatto cadere in una stalla nelle vicinanze del convento di Santa Chiara. Il capitolo della cattedrale, indignato per quanto accaduto, nell'anno successivo iniziò a disertare la processione. Le altre comunità religiose dei vari monasteri invece continuarono a partecipare fino al 1768, anno in cui fu emanata una disposizione generale dal governo che imponeva di far svolgere le processioni non più di sera, ma a mezzogiorno, alla fine delle funzioni religiose, allo scopo di evitare gravi sconcerti, irriverenze e scandali. Le comunità religiose, quindi, negli anni successivi, impegnati nelle sacre celebrazioni, evitarono anch'esse di partecipare alla processione. La partecipazione del clero fu richiesta dai cittadini di Penne nel 1775 con un appello all'autorità regia. Ma dopo un attento esame della situazione, con un real dispaccio del 22 marzo 1777, il sovrano prese la decisione di esentare definitivamente il clero secolare e regolare e i capitoli della cattedrale e collegiata che sono occupati nelle sacre lunghissime funzioni nelle loro chiese. Da quella data la processione continuò a svolgersi con l'intervento dei confratelli e di un solo sacerdote, in qualità di cappellano del Sacro Monte dei Morti. Nel 1811
la processione rischiò di essere abolita dalle autorità murattiane del Regno di Napoli a causa delle proteste suscitate dai fedeli, scandalizzati dai gruppi di flagellanti che, seminudi, si frustavano a sangue. Risalenti alla metà del XIX secolo sono le scenografie che riproducono il Monte Calvario, innalzate sull'altare maggiore dell'Annunziata durante la Settimana Santa. Sono il retaggio delle antiche sacre rappresentazioni che si allestivano nella chiesa. La processione conserva ancora oggi qualche elemento delle rappresentazioni medievali, come quella de Lutamor Scurdat, un uomo incappucciato che scandisce il tempo con un tamburo. I colpi sordi del tamburo risuonano già nella notte, tra il giovedì e il venerdì santo, nelle silenziose vie del centro storico. Una tradizione che si rinnova annualmente e rende ancor più suggestiva l'atmosfera che si vive in questi giorni a Penne. Secondo la tradizione locale, sempre verso la metà del XIX secolo, i simulacri che componevano l'antica processione furono rinnovati. Nel 1860, su disegno di Salvatore Colapietra, pittore originario di Carpineto della Nora, furono realizzati il gruppo ligneo della Passione e la coperta funebre sulla quale è adagiato il Cristo morto. Il simulacro più importante che prende parte alla processione del Cristo morto di Penne è sicuramente il cosiddetto copertone, cioè la coperta funebre che accoglie la statua del Cristo morto, così chiamata appunto copertone per le sue dimensioni, infatti misura circa 20 metri quadrati, è costituito da una base di velluto nero con applicazioni di ricami in oro zecchino e altri ricami eseguiti con varie tecniche con fili di seta variopinti. È un'opera di ricamo estremamente importante ed estremamente preziosa. I ricami che ornano il copertone rappresentano gli strumenti di passione e morte di Gesù Cristo. Quindi ritroviamo la croce, la scala, la lancia, i chiodi, la veronica e così via. Lo sguardo dell'osservatore è poi catturato dai quattro medaglioni d'angolo in cui sono raffigurati la croce della risurrezione, l'albero della conoscenza, l'arca dell'alleanza e infine il calice con l'ostia solare. E il copertone fu realizzato intorno al 1860, commissionato dalla famiglia Sergi, una famiglia notabile di Penne, che poi alla fine donò questo prezioso manto alla chiesa della Santissima Annunziata. Colorata dalla fantasia popolare è la leggenda che vuole la preziosa coltre ricamata da alcune monache rimaste cieche dopo anni di minuzioso lavoro. Un altro simulacro che prende parte alla processione del Cristo morto di Penne è la cosiddetta Passione, una composizione lignea che raccoglie tutti gli strumenti di passione e morte di Gesù Cristo. L'opera fu realizzata intorno alla metà del 1800 e dallo scultore e intagliatore Domenico Viola, sulla base progettuale, quindi sui disegni, di Colapietra, un pittore attivo a Penne ma nativo di Carpineto della Nora. La statua della Vergine Addolorata, ultimo simulacro che compone la processione, è una conocchia del XVIII secolo. Con il volto contrito sintetizza il dolore umano e prelude alla redenzione finale. I primi documenti che parlano del Cristo morto con l'accompagno della statua della Vergine Addolorata risalgono al 1811 e sono documenti che si conservano presso l'archivio di Stato di Teramo e fanno parte della cosiddetta intendenza francese, cioè del periodo napoleonico.
Il volto dell'addolorata è estremamente espressivo e racchiude tutto il dolore ed il dramma del Venerdì Santo, quindi il dolore patito dalla madre di Gesù Cristo nel vedere appunto suo figlio morto sulla croce. La memoria popolare e i versi del poeta Luigi Polacchi ci ricordano che nel XIX secolo l'addolorata, durante la processione, era scortata da donne e bambine vestite di nero, denominate addoloratine. La statua, in occasione della processione, è sistemata sopra un sontuoso basamento ligneo, intagliato e dorato, per essere portata a spalla da 8 devoti, abbigliati con tuniche e mozzette. La bellezza della Madonna non è stata assolutamente scalfita dal furto della sua corona avvenuto nel 1994 e solamente nel 2001 la statua è stata munita di un'ulteriore corona realizzata dal maestro orafo locale pennese Giuseppe Pancione. Al termine, il Cristo morto fa rientro nella chiesa della Santissima Annunziata, ancora accompagnato dalla Madonna, che procede poi per far ritorno nella cattedrale. I riti della Settimana Santa pennese vengono organizzati con grandissima devozione dal Comitato Celebrazioni Venerdì Santo. Ancora oggi, a distanza di secoli, la processione del Cristo morto di Penne è fortemente sentito da tutta la popolazione, in quanto la storia, l'arte, la cultura si incontrano con la fede. Immutata nel tempo, questa antica tradizione per generazioni ha rappresentato e continua a farlo un punto fermo nella vita dei cittadini pennesi e testimonia il forte legame con le proprie tradizioni di tanti uomini in tanti secoli.